Ciao a tutti. No, questo non è un video ASMR, però è da un po' che ci penso e se dovessi trovare l'amore della mia vita da qua a breve e dovessi sapere che guardo Temptation Island, ecco, mi vergognerei. Perciò preferisco restare in incognito in questo video. Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Severa ma Giusta. Se avete visto questo video che vi lascio in una scheda informativa, sapete che sono una vastasa, bugiarda e cafona, perché Severa ma Giusta doveva andare online ieri, ma ieri pomeriggio avevo un sonno atroce. Ho qui i miei appunti, adesso vi dico cosa penso della puntata, però devo essere onesta con voi, perché non ho visto la seconda puntata di Temptation Island. All'inizio mi ero ripromessa che l'avrei recuperata, però non c'ho nessunissima voglia, quindi mi sono fatta spiegare un po' da Virginia cosa è successo, ma non ci ho capito niente e quindi tutto quello che vi dirò in questo video è decisamente riferito esclusivamente alla puntata dell'altro ieri, perché poi so che la puntata dell'altro ieri è una conseguenza della puntata che non ho visto. Ma chi se ne frega! Comincerei dalla coppia protagonista di Temptation Island VIP, ed è quella formata da Valeria Marini e Patrick. Se devo proprio essere severa ma giusta, vi dico che secondo me Valeria Marini e Patrick non stanno insieme, a parte che mi sa che girano anche voci su questa faccenda, però ho come l'impressione che loro siano stati pagati tanto per andare a Temptation Island, perché allora Valeria si sta creando questa amicizia, questo rapportino col single Ivan lo spagnolo, ma tipo se lo porta in bagno. Ci sono state diverse volte in cui lei ha preso questo con la scusa dello spray, con la scusa del limone, se lo porta in bagno. Ma io e Patrick sappiamo benissimo che in bagno non è successo niente, anche se loro lasciano il rubinetto aperto così non si sente quello che si dicono ai microfoni. Credo piuttosto sia stata tipo un suggerimento della redazione per fare un po' di scalpore, ma anzi vi dirò, l'impressione che ho avuto ogni volta che Valeria poi usciva dal bagno con Ivan è stata tipo io che vado in bagno con mia zia e io ho 8 anni, mia zia mi medica la ferita perché sono caduta dalla bici e poi usciamo mano manina perché comunque lei mi protegge. Infatti tutte le volte che chiamano Patrick al pinnetto oppure gli fanno vedere al falò video di Valeria, lui non ha nessuna reazione. E le cose sono due: o non ha nessuna reazione perché la conosce bene e sa che comunque lei non lo tradirebbe ma sta soltanto facendo Valeria Marini, oppure non ha nessuna reazione perché è totalmente disinteressato alla cosa. Fatto sta che comunque c'è stata una scena molto divertente perché Zonzo Sassio gli dice: frati, devi ancora vedere altro? E tipo Patrick si rende conto che non sta avendo nessuna reazione, allora inizia a fare tipo: ah, io sono deluso, lei ma che cosa sta facendo? Addii stellari, cioè dai, dai, no, dai, che imbarazzo, ma che è sta cosa? Ma io tipo sotterro. Invece la mia sorella Valerie vede un video in cui Patrick dice che secondo lui Valeria ha soltanto bisogno di un assistente, non ha bisogno di un fidanzato, ma lui non lascerebbe il suo lavoro estivo per questo. E tipo Valerie guarda sto video e dice: ma scusami, ma allora lui non ha capito niente di me. Poi Patrick si approccia ad una single, balla con lei e Valeria dice che ci mettesse un po' di energia. Tutto molto strano. Io penso che lei si senta molto ragazzina e lei vorrebbe uno di quegli amori che vogliamo tutte, eh? Cioè tipo quel ragazzo stronzo che ci tratta male ma che ci ama tantissimo e che noi amiamo tantissimo, ma lui continua a trattarci male ed è folgorante. In realtà si è trovata a stare sempre nella sua vita, ora ovviamente non lo so, sto supponendo, con delle persone mosce, con dei molli, con delle persone che le fanno da cagnolino. Pure questo Ivan, cioè onestamente, ma lei non frega niente, quando questo parla lei manco lo ascolta. E però lui, anche lui probabilmente gliel'hanno detto: stai accanto a Valeria Marini, o addirittura l'hanno scelto apposta perché lui è spagnolo così lei parla spagnolo, questo ancora non lo so. Ma pure lui sta là, le lecca il culo, lei gli dice: prendimi questo, prendimi quello. Quindi poi alla fine questa povera donna si ritrova sempre ad essere circondata di maschi cagnolino che non sono minimamente quello di cui ha bisogno. Il problema è che chiaramente, cioè, ma nelle sue condizioni, ma beh, è chiaro che la gente sta con lei perché è Valeria Marini e non perché è Valeria. Brutto, per fortuna io non sono nessuno in questo mondo.
Infatti la mia piccola sorella Valeria un po' si arrabbia, torna nel villaggio dopo il falò e dice: guarda, si merita le corna con 14 crrr. Troverò mai l'amore? Gioia mia, pure io me lo chiedo spesso. Ah, vabbè, questo me l'ero scordato. Evidentemente Valerie si incazza molto e allora poi Patrick al falò vede una scena che è tipo palesemente l'intro di un film porno, in cui c'è Valeria in una vasca con Ivan e lei sta così e è tipo... E poi stacco, altra scena, lei gli fa un massaggio ma gli sale di sopra, tipo, cioè, nel senso, imbarazzo, dico, alla fine comunque non so se Temptation Island è consigliato soltanto ad un pubblico adulto, ma se io fossi stata piccola mi sarei messa la mano. Parliamo brevemente di Sossio e Ursula, o Zonzo e Ursula, come dice la nostra sorellona Valerie. E no, veramente dobbiamo parlare di Sossio, cioè io non capisco come sia possibile che Ursula stia veramente con lui, nel senso che, ok, adesso ti stai rendendo conto che è esattamente come pensavi, ma perché ti sei messa con lui? Ma poi l'hai fatto veramente conoscere i tuoi figli. Cioè lui è tipo il quoziente intellettivo di una carota e poi mi dà l'impressione di un tredicenne con l'ormone scosso che vede una ragazza più grande di lui e tipo ci prova spudoratamente in tutti i modi, ma a livelli tipo che lui è uno che regalerebbe cuscini con la foto dei due che si baciano, e questa più grande di lui non se lo caga, ma lui comunque imperterrito perché è piccolo, è un tredicenne, non si rende conto, ok? Soltanto che la differenza è che lui è molto più grande della tentatrice con cui si sta rapportando, e è tipo, c'è stata una cosa che non ho capito ma poi mi ha spiegato Virginia, perché lui praticamente fa un cuore con delle pietre in spiaggia e scrive S+S, sarebbero Sossio e Sara la tentatrice, e la tentatrice gli dice: tu mi devi rispettare. Si incazza, non si capisce perché, poi alla fine ho capito che lei si incazza perché in realtà lei non frega niente, però in questo modo sta cercando di farsi vedere, anche se, cioè, è come se tipo, non so, si fosse vista con Oronzo, nel senso, non credo che questa cosa possa darle più di tanto popolarità, piuttosto la segnerà e la marcherà a vita. Ma questa Sara, la tentatrice, alla fine, forse perché l'ha veramente troppo umiliato dicendogli che lui deve portarle rispetto, vabbè, e decide di fargli un regalo. Allora gli scrive una lettera e gli regala una maglietta, maglietta dell'Italia col numero 9, sarà un caso, con scritto: sei il mio re leone. E Sossio si mette a piangere. D'altra parte Ursula esce con uno che era compagno di squadra di Sossio. Il rapporto tra Ursula e questo uno è assolutamente il rapporto tra una fidanzata e un tentatore, cioè c'è un confronto, si parla della sua relazione, ma quella non piace lui, lui è interessato a lei semplicemente perché fa il tentatore, però Sossio sta cosa non la digerisce proprio perché lui a questo lo conosceva, tanto che poi, come finisce di vedere sto video al falò, entra nel villaggio e dice: lei adesso mi deve chiedere scusa davanti a tutta Italia. No dai, cioè, onestamente, veramente stiamo parlando di Sossio. L'unica cosa che mi piace della storia di Sossio e Ursula è la nostra sorellona Valerie, perché, cioè, lei ha chiaro tutto. Lei secondo me potrebbe condurre un programma in cui parla con le persone e risolve i problemi delle persone, perché è fortissima. Lei ha detto a Ursula: tu lo capisci che lui lo fa apposta, vero? E poi a un certo punto, tipo, mentre erano insieme, e tipo Ursula era in crisi perché al pinnetto aveva visto questa cosa dei cuori con la pietra, poi non lo voleva vedere, poi l'ha vista, si mise in bagno a tremare. Ci andò Valeria a un certo punto e disse: allora senti, cioè, tipo, mi sta rompendo le palle, dico, siamo stati tutte le notti a parlare di questa storia, io ti ho detto tutto quello che penso, ti ho spiegato com'è chiaramente la situazione e poi ti vedo in bagno che tremi, ma allora mi fai perdere tempo. Il succo era questo. Martedì c'è stato il foro di confronto tra Niloufar e Giordano, perché Giordano, gioia mia, non ce la faceva più, perché giustamente, non so se voi sentite che io parlo un po' più forte rispetto a come parlo di solito, perché Giordano mi ha rotto i timpani. La redazione ovviamente streghetta chi mette tra i tentatori il corteggiatore di Niloufar. Ora, io non ho visto quel trono, però Virginia mi ha detto che tipo lei tifava troppo per Nicolò perché lui era veramente innamorato, e infatti lui era veramente innamorato e si è visto, perché dopo il foro di confronto tra Niloufar fare Giordano, Nicolò si è pure messo a piangere, e l'altro giorno si è visto tutto il tempo Nicolò
vista presso a Niloufar, che le faceva domande del tipo: tu hai bisogno di altro, tu hai bisogno di attenzioni, tu hai bisogno di questo, e nel frattempo le portava un caffè, una cosa, tanto che Nicolò va pure da Valeria, la nostra sorellona Valeria, a chiederle: ma secondo te io piaccio un poco a Niloufar? E quella gli fa: sì, gioia mia, voi sareste perfetti insieme. È tanto carina questa storia, però questa relazione tra Niloufar e Giordano, secondo me, non ha sbocchi, perché, cioè, a parte che sono piccoli, e allora lei parla di lui come se lui fosse il compagno della sua vita, però in realtà secondo me sono piccoli e senza esperienza. Poi ovviamente ognuno, il problema è che è cominciata male, perché Niloufar si sentiva con quell'altro e Giordano questa cosa non gliel'ha perdonata, quindi lei ci va a cagnolino, ma lui le ha buttato una quantità di voci, ma veramente ragazzi, ma non ci si deve fare trattare così. Perché io capisco il carattere forte, capisco lo scontro, però frati, se tu vuoi urlare così, te ne vai a casa tua, urli così a chi vuoi, ma no a me, ma poi non in televisione. Cioè, dai, proprio piccolino e immaturo. Comunque, alla fine, di base, Giordano non riusciva a dirle che era innamorato di lei, poi alla fine glielo dice, le dice: io sono innamorato di te, stupida! Vabbè, e se Niloufar a Temptation Island è stata praticamente sempre con Nicolò e lo cercava anche, è perché comunque, nel senso, poteva essere lui la scelta, però lei continuava a ribadire sul fatto che a maggio lei ha scelto Giordano. E se avesse voluto una strada più sicura, allora avrebbe scelto decisamente Nicolò. Non lo so, io per fortuna non mi trovo in questa posizione, perché secondo me è terribile quando scegli uno piuttosto che l'altro. Poi non ti viene tipo il pensiero: come sarebbe stato con l'altro? Che poi potevano essere anche carini fino a quando Niloufar non ha detto: Simona, io respiro grazie a lui. Falsa, che non sei altro. E adesso è il turno di una coppia da cui non mi sarei mai aspettata tutto questo, e scommetto anche voi, perché quando questo Andrea e Alessandra sono arrivati a Temptation Island, io ho detto: sta Alessandra è come Raffaella, perché lei non voleva andare, perché lei ci è andata soltanto per assecondare lui, perché lei aveva strapaura di perderlo a causa di questa esperienza e lui voleva palesemente diventare famoso. Accendo la televisione e vedo lei con Cerioli, cosa sta succedendo? E subito dalla bocca di Alessandra lo smerdone nazionale: Andrea è viziato, sì, fa lavoro e guadagna dei soldi, ma l'assicurazione e le cose importanti gliele paga sua madre, al lavoro non è indispensabile, anzi non serve a niente, non possiamo partire perché lui non vuole partire, perché tanta rabbia, tante cose che non le stanno bene tenute dentro per tanti anni, così tanti che a un certo punto incontra uno che le dà un po' d'attenzioni. Lei si rende conto che c'è feeling e dell'altro si dimentica totalmente. Mettiamo un attimo da parte questo Andrea Zenga, che poi alla fine, se dovesse restare single, può venire da mamma sua, dico. Alessandra e Cerioli, non vi ricordano troppo Sharon e Cerioli? Sono loro due, secondo me se ne è reso conto pure lui, tanto che tipo... si comporta, sono troppo carini insieme, onestamente. Cioè, lui le dà X attenzioni e va a parlare con Ursula. E allora lei dice: Ursula, poi mi devi raccontare cose. È una situazione troppo carina, non ce la vorrei vivere io. Tipo, questo segretino, però poi si parlano all'orecchio. Ovviamente non è minimamente giusto, però. Allora, vista per come l'ho vista io, ho detto: questa qua è una strega, cioè il fidanzato dall'altra parte da solo. Virginia invece mi ha detto che nella puntata che non ho visto lui ha detto un sacco di cose tremende su di lei, quindi pare che lei sia giustificata perché era stata molto male. Però tra Sharon e Cerioli c'è veramente un rapporto troppo carino. Lui però si silenzia troppe volte il microfono, oppure le parla all'orecchio, non si capisce, poi le parla all'orecchio e lei sta zitta. Che cosa le ha detto? Cioè, noi pure abbiamo il diritto di sapere, o no? Però non capisco il comportamento di Cerioli, perché, ma secondo voi i tentatori vengono pagati di più se riescono a far lasciare la coppia? Palesemente lei si vorrebbe lasciare, anche se poi nelle anticipazioni, visto che la settimana prossima è l'ultima puntata, secondo me poi alla fine lei cercherà di restare di nuovo col suo fidanzato. Ora, il discorso è uno, ok? Poi è successo che il fidanzato ha chiesto vedere dei video in cui Cerioli e Sharon erano inconsapevoli di essere ripresi, però ormai è una titera che si conosce, quindi loro se la sono sgamata che invece erano ripresi. Allora parlavano tipo frecciatine, microfono,
così, cioè non si è capito niente. Semplicemente Cerioli tipo mentre era un po' fuori così in penombra le ha passato una mano sul culo e Andrea, il fidanzato, si è un po' arrabbiato. Vabbè, ci sta, nel senso, perché quella non ha detto niente, ma palesemente lei si sta creando la sua relazione, perché questa ragazza ha vissuto per troppo tempo in un paesino, secondo me magari anche senza amiche, è sempre quello il discorso, solo per il fidanzato, solo col fidanzato, tanto che lei dice che ha sempre odiato il confronto, quando c'erano problemi non ha mai fatto presente la cosa perché aveva paura che il suo fidanzato potesse lasciarla per questo motivo, ma stiamo scherzando. Questi due probabilmente si saranno anche amati tanto, ma non si conoscono, perché se lei non riesce a far fuoriuscire il suo carattere per paura di rovinare la situazione, lui conosce un'altra Alessandra. D'altra parte però la reazione di lui, anche se lui dice di essere profondamente turbato e deluso perché lui pensava, non pensava potesse succedere questa cosa, secondo me o è uno che soffre in ipersilenzio, però secondo me non ha l'atteggiamento dell'uomo, cioè dell'uomo inteso come proprio uomo, uomo-donna, distrutto dal comportamento della fidanzata. Cioè, io sarei distrutta. Quando Andrea vede il video della fidanzata che cena con Cerioli, video in cui lei finge che non era ripresa, dice: allora, se questi due fossero stati in buona fede, non si sarebbero preoccupati del perché non c'erano le telecamere e si guardavano intorno così, giustamente. La redazione a un certo punto fa arrivare una voce al villaggio delle ragazze che dice: picciotti, non potete parlare all'orecchio, perché sennò Gloria che cosa deve capire se voi parlate all'orecchio, giustamente. Allora Cerioli, un po' infastidito perché già si è rotto le palle una settimana che le sta appresso e lei ancora non conclude niente, le dice: allora, o da qui alla fine dei 21 giorni io ti parlo soltanto del tempo e di cose futili che non sono produttive né per me né per te, oppure non ti parlo più. E lei tutta cacatina. L'indomani Cerioli aveva da sbrigare delle cose burocratiche. Ma che cosa aveva da sbrigare? Io lo voglio sapere. Sharon si sveglia e inizia a cercarlo e dice: ma scusate, ma le valigie almeno le ha lasciate? Ma dov'è? Triste, se ne va a letto, c'ha gli occhi lucidi, tutta depressa. A un certo punto lui arriva di sera, tipo, niente, un'altra persona, ne vedremo delle belle. Valeria, diciamo, per calcare e bagnarci il panuzzo, per fare soffrire quell'altro che invece sta vedendo tutto un video, dice: ah, come sono contenta, mentre sono a tavola, come sono contenta che sei tornato Cerioli, quella Sharon aveva gli occhi lucidi da tutto il giorno. E niente picciotti, questo video finisce qua, io spero che vi sia piaciuto, ho mal di testa atroce però ci tenevo a girarvelo. Diciamo che concluderei dicendovi: ascoltate il vostro cuore ma spiate il vostro amore. Sbagliatissimo! Se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. Exo, la retro!